Ciao da Alessandro Rugli, benvenuti in un nuovo video calcistico sul Napoli prevalentemente di oggi 19 settembre 2024 San Gennaro. Notizie calcistiche sul Napoli. Renica, Juve-Napoli, chi vince acquisirà maggiore forza e convinzione. Gli azzurri devono ancora crescere. Alessandro Renica parla a Marte Sport Live. Juve-Napoli è una gara importante per entrambe. Chi vince acquisirà maggiore forza e convinzione dei propri mezzi. Il Napoli è pronto, a mio parere, ad affrontare questa sfida in una buona condizione. Siamo tutti curiosi di vedere come entrambe le squadre affronteranno il match. E c'è il Napoli di Conte? È una squadra rivoluzionata, ha attraversato un inizio molto brutto, rischiando l'eliminazione dalla Coppa Italia col Modena, prendendo 3 gol dal Verona. Poi ha iniziato a vincere senza convincere, fino alla partita con il Cagliari, dove ho visto un ottimo spirito di gruppo e la voglia di lottare fino al triplice fischio. A livello di gioco invece si è visto solo a sprazzi, e da migliorare la fase difensiva. Con la Juve tutte le occasioni lasciate al Cagliari sarebbero fatali, si sono rivisti compattezza del gruppo, affiatamento, allenatore e giocatore, e credo sia l'inizio di un percorso importante dove tutto è nuovo anche a livello tattico. Il Napoli di Conte è più difensivo, più lavoro sulle fasce, più equilibrato tra le due fasi di giochi, più cinico. Cambia modulo possibile? Io credo che nel DNA di Conte ci sia la difesa a 3 che diventa a 5 in fase di non possesso. Lo vediamo nella titolarità di Mazzocchi, che copre gli spazi quando Di Lorenzo parte all'attacco. Di Lorenzo è maggiormente votato alla fase di proposizione e l'allenatore è bravo a seconda le caratteristiche dei calciatori. Fiducioso per sabato? Sì, molto. Il Napoli farà una grande partita e la Juve dovrà dare il 110% per battere un Napoli così forte. Altra notizia, Conte. Io nella storia della Juve, ma allenare il Napoli è un piacere immenso. Allo Stadium dovremmo sporcarci l'abito. Antonio Conte parla alla vigilia della sfida con la Juve. Un suo pensiero su Totò Schillaci. Prima di iniziare la conferenza vorrei dire qualcosa sulla scomparsa di Schillaci. Viene a mancare a 59 anni un calciatore, una persona che per noi del Sud è stato un emblema soprattutto durante i mondiali del 90. Era uno che ce l'ha fatta. Ha rappresentato un esempio. Ho avuto il piacere e la fortuna di giocare con lui alla Juve nel 91. Dedico un pensiero anche alla famiglia per la perdita di un'ottima persona. Domanda. La sfida con la Juve... con la Juve arriva un po' troppo presto? Risposta. Come ho detto precedentemente, penso che tutte le squadre siano condizionate dal fatto che il mercato sia chiuso tardi. Alcuni giocatori sono arrivati da poco e quindi c'è una fase di assestamento. Hai dovuto affrontare le prime 3 gare con elementi che sono partiti, poi ne sono arrivati altri. Stiamo lavorando sodo per trovare la giusta quadra. È inevitabile però che ogni partita valga 3 punti. C'è comunque la necessità di vedere buone prestazioni e naturalmente fare punti. Mi aspetto sicuramente di dare continuità. Dobbiamo continuare a crescere sotto tanti punti di vista. Non dobbiamo fermarci a pensare al Cagliari, non illudiamoci. Ogni gara dovrà essere un test per dimostrare che siamo sulla retta via. Domanda, questa partita ha un sapore speciale? È l'esame per entrambe? Risposta di Conte. Penso che ogni test lo sia. Lo è stato al Cagliari sotto alcuni aspetti perché abbiamo giocato su un campo difficile anche a livello ambientale. Ogni partita è un esame. Dobbiamo affrontarla con la massima serietà possibile. Altra domanda. Che sfida sarà quella di sabato contro la Juventus? Risposta. Ci auguriamo che possa essere una sfida con un valore importante sia per la Juve che per noi. Penso che si parta su 2 livelli subito. Rispetto all'anno scorso c'è un gap di 18 punti da recuperare. Noi non possiamo pensare di finire con gli stacchi dell'ultimo campionato. La Juve sicuramente deve provare ad accorciare nei confronti della vetta. Partiamo da livelli di partenza diversi. Magari quando li affrontiamo in casa avremo più certezze. Domanda, come vivrà la vigilia contro la Juve? Risposta, è inevitabile che la mia storia parla chiaro. 13 anni trascorsi alla Juve da calciatore, sono stato anche capitano per diverse stagioni. Abbiamo vinto tutto. Ho avuto la possibilità di fare anche 3 anni da allenatore aprendo un ciclo che è stato storico. Faccio parte della storia della Juve per quello che ho dato. È inevitabile che da calciatore sia più semplice scegliere la propria strada. Si può rimanere per sempre nella stessa squadra, mi riferisco a Bruscolotti, ma anche a Maldini, a Barisa, a Antognoni, a Totti con la Roma.
Da allenatore questo discorso è diverso. Ho avuto il piacere di sedere sulla panchina bianconera, ma la carriera mi ha portato in piazze diverse che ho sposato alla grande. Ho sempre difeso poi questi colori, oggi ho il piacere in mente di allenare una squadra come il Napoli. È un motivo di orgoglio e di soddisfazione. La storia non può essere cancellata. Ci sarà grande emozione nel tornare in uno stadio che ho inaugurato quando ero come allenatore. È la prima volta che tornerò con i tifosi sugli spalti. L'ho fatto durante il periodo del Covid. Sarà così tra tantissimi anni. Mi auguro tra un bel po' quando dovrò affrontare pure il Napoli. Domanda. È riuscito a provare nuovi abiti tattici durante la settimana? Chi si aspetta dalla Juve? Noi dobbiamo indossare un bell'abito. Abbiamo il piacere e la voglia di offrire uno spettacolo ai tifosi. Ovviamente l'abito si può anche sporcare perché ci sono situazioni in cui senza la cattiveria giusta e concentrazione non si va da nessuna parte. Questo è un ottimo connubio per le squadre vincenti. Ci sono diversi momenti della partita. Faccio l'esempio dell'Inter ieri, ha giocato contro il City alternando situazioni in cui giocava a calcio ad altre in cui si difendeva dietro la linea della palla dimostrando di essere una squadra. Non esiste un solo abito. L'anno scorso ci pensava troppo ad attaccare e non c'è grande equilibrio. Non avevamo la voglia feroce di riconquistare il pallone e di ricompattarci. Su questo dobbiamo ancora migliorare. Qual è l'aspetto fisico sulla trasformazione del Napoli? Qualcosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione. Ci sono stati 7 acquisti e 13 cessioni. Abbiamo preso calciatori con determinate caratteristiche. L'aspetto fisico è importante nel calcio di oggi. Un top deve essere forte, veloce e resistente. Considero scontata la qualità. Stiamo cercando di lavorarci adesso. Sono arrivati elementi forti da inserire insieme ai 12-13 che abbiamo scelto di confermare assieme al club. Poi dice che è anche un vantaggio non giocare le coppe perché hai tutti i giocatori in forma e con te. Ok ragazzi, questa era l'ultima notizia di oggi. Grazie per avermi seguito, ciao da Alessandro Rugli, alla prossima, sempre Forza Napoli.